Ma io tanti ragazzini sono venuti qui da me, insegniamo, ci stavano una settimana per venire. Se guadagni, perché se veniva il giovane diceva quante me dai, io te do, io te devo insegnare. Ecco qual è il problema dello Stato, del comune, che doveva nelle scuole professionali fagli fa 4 ore di teoria la mattina, ma la sera mandare le botteghe artigiane, ma non che l'artigiano doveva cavare i soldi o metterlo in forza, perché come fare, se andava avanti con le spese che non è semplice. Ma quindi non ce l'ha un allievo lei, diciamo, una persona che è venuto da lei a bottega ed è rimasto? Sono venuti, uno quello che ha aperto l'officina qui in paese. Come ha si visto chiama? Valerio, Mazzeschi Valerio, appena esce dal paese. Andando verso Pozzuolo. Andando, sì, ma subito. Ecco, prima delle scuole, c'è un capannone. E lui quanto tempo hai lavorato con lei? Lui era un ragazzino che aveva detto piccolo, aveva 5-6 anni, stava qui, in questa casa qui. Sì. Non gli stava mai in casa, che come venivo io, veniva sempre in bottega con me, ma in gamba. Quindi hai imparato con quello, ha imparato da ragazzino veramente. E quello sa fare. Quello sa fare anche il ferro battuto. Ma lavorare il ferro è un'attività. Ma io penso che però poi riprende, perché l'Italia è. Ma oggi un ragazzo che dovrebbe. Per esempio sceglie di aprire una bottega, no? da fabbro, è un lavoro che può fruttare. Se riprende il lavoro, perché ora vedi l'edilizia è bloccata, non vedi più una gru in giro, che costruisce, e se costruisce le nigliare come fai a fare, i cancelli chi le fa? Perché poi l'edilizia è un carro trainante che porta dietro tutto, fa legnamerie, fabbri, elettricisti. Se riapro sto facendo qui non lo so come faranno, allora non dire che viene, è un circuito chiuso, tutti che pigliano 4 milioni per aumentare la benzina e poi li mettono di là per pagare l'IRCU, l'ARCO, l'IRCULA. Qui se danno i soldi alla gente, il mercato interno è finito. Però insomma non è piacere ritornare un po' all'artigianato. Lei una volta i paesi, non mi ricordo, c'era 7 calzolai. All'estate mettevano sul dischetto fuori, prima annaffiavano, ricordo tutte queste cose, annaffiavano, poi mettevano e lavoravano lì fuori, no, passavi, ti mettevi, poi andavi dal falegname, e poi andavi dal fabbro, poi andavi da. Era un mondo, certo, si stava peggio, nel senso. Però era bello, c'era un qualcosa di. La manualità. Ora io dico questo, noi, nella mia età, ma cosa c'ho da raccontare? Ma i giovani non ci hanno da raccontare. Telefonino? E basta, c'hanno altro. E come possiamo fare per comunicare, diciamo, questi colpi? Io bisogna ritornare un pochino indietro. Come dice? Bisogna ritornare indietro. Bisogna ritornare. Vedi, anche io guardavo la televisione, i giovani ritornano alla terra. Visto quanti giovani, quante aziendine riaprono, quello si può in 20 ettari di terra, visto che quello aveva messo sulle capre, faceva il formaggio, il latte. Insomma, bisogna che ritorno, perché è inutile aspettare il posto fisso. Ma chi te lo dà il posto fisso? Ma dov'è più il posto fisso?